Campionato europeo di calcio. Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio. Vediamo insieme la situazione dei gironi. Ci colleghiamo con lo stadio per le formazioni delle squadre e la diretta della partita. Vediamo in grafica come sono schierate in campo le squadre. Stanno di giocarsi molto oggi, con una vittoria staccherebbero il pass per la fase eliminazione, un obiettivo alla portata. Tra poco sapremo tutto su EA TV. Si parte! Gregoric col corpo Van Dijk. Suggerimento interessante nell'area avversaria. Palla persa, attenzione, Arnautovic. Conclusione respinta, se la cavano qui. Perdono il possesso. Danzo. Zaivat. Padrone di casa, un passo dalla qualificazione al turno successivo, potrebbero metterla in cassaforte già oggi. Tre punti li separano dalla qualificazione alla fase successiva. Un obiettivo ampiamente alla loro portata per quanto hanno fatto vedere nelle precedenti giornate. Ed è anche uno stimolo in più per scendere in campo oggi e dare tutto. Depay, occasione per il vantaggio. Gakpo. 1-0, arriva subito il vantaggio. Rivediamola l'azione del gol, perché ha finalizzato l'ottima serie di scambi con cui hanno prima aperto la difesa e poi liberato l'uomo al tiro. C'è il gol, col risultato che cambia e torna subito in equilibrio. Due gol in rapida successione. Questa è l'azione del gol. Nei precedenti tentativi la difesa era riuscita a metterci una pezza, stavolta però si è dovuta arrendere. Prova a rendersi pericolosa l'Olanda. Libera il tiro, ben posizionato quel portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Controlla e può avanzare verso la porta. E c'è la rete e dunque si riporta in vantaggio. Replay che evidenzia l'intelligente palla filtrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. A tu per tu col portiere lo ha fulminato con una conclusione potente sulla quale l'estremo difensore non ha potuto nulla. Poteva scegliere una soluzione più elegante, forse, sarà per la prossima volta, dai. C'è il tocco per Alaba. Gregoric. Leimer. Non può sbagliare da lì. Palla in rete, non hanno perso tempo e hanno trovato la forza di reagire. Non ha voluto rischiare qui a tu per tu col portiere, ha preferito calciare forte, lo possiamo vedere da queste immagini.
L'arbitro chiude le ostilità per quanto riguarda questo primo tempo. Ha disputato una buona prima frazione, magari senza acuti eccezionali, ma nel complesso gara sicuramente positiva. Un buon primo tempo il suo, come del resto quello di tutta la squadra. Se continuano su questa strada, direi che hanno ottime chance di portare a casa il risultato. Prima dell'inizio del secondo tempo, vediamo le statistiche della partita e le valutazioni dei giocatori. Si gioca dunque, ripresa che ha avuto inizio, vedremo se una delle due squadre riuscirà a spezzare l'equilibrio che si è visto nella prima frazione. Gregorič. Sabitzer. Si supera il portiere, sembrava un tiro a porta sicura questo. Ma ha reagito in una frazione di secondo. Danzo. Sabitzer. Leimer. Efficace qui il tuffo del portiere. Formazione ospite scatenata nell'ultimo quarto d'ora. Si gioca praticamente in una metà campo. Il risultato è bugiardo per questo. Stanno costruendo molto di più degli avversari, ma fin qui la stoccata vincente è mancata. Se avessero sfruttato anche solo una parte delle occasioni create, certo, a quest'ora la partita avrebbe preso tutta un'altra piega. Sabitzer. Vogliono vincerla, finale che si preannuncia incandescente. La gioca verticalmente Arnautovic. E c'è la rete, passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto, se vogliono ciuffare almeno il pari. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. L'arbitro mette mano al taschino, attenzione, rosso, rosso. Espulsione che ci sta tutta, sa anche di aver commesso una sciocchezza. Hanno trovato la forza di questo gol che dà il pareggio. Rivediamo il replay del gol, perché tutto è nato da questo traversone in area, poi è stato girato alla perfezione di testa, il portiere non può farci nulla. Eccolo il segnale di chiusura e dunque festa olandese. Obiettivo raggiunto, sono nelle prime 16 d'Europa. È tempo di alzare l'asticella delle difficoltà, Pier. Vedremo se questo gruppo si rivelerà all'altezza di sedere al tavolo delle grandi d'Europa. Si è fatto vedere anche oggi Xavi Simons, protagonista davvero di una buona gara. Ha fatto il suo, lottando e correndo finché le gambe glielo hanno permesso. Non ha nulla da rimproverarsi sotto il profilo dell'impegno. Andiamo a vedere insieme i dati della partita e le valutazioni dei giocatori. Questa è la classifica del girone. Questi sono i risultati delle partite e la classifica di tutti i gironi. Se ti è piaciuto questo video metti un bel like ed iscriviti al canale.
Arrivederci al prossimo episodio.